È una vittoria importante perché è stata una partita che è difficile, d'altronde anche loro sono in una posizione di classifica non bella, per cui si giocavano anche loro una sorta di spareggio, che poi voglio dire è presto per chiamarlo così perché ancora mancano 13 giornate, però sai, quando ci sono questi scontri diretti è sempre complicato. Una partita che poi abbiamo iniziato bene, poi c'è stato l'infortunio di Capuano che ha un po' complicato le cose perché Alvarez non c'era, Potenza non c'era, quindi voglio dire, si è dovuto mettere Terlizzi a sinistra, quindi la squadra ha perso un po' di equilibrio. Siamo riusciti a passare in vantaggio, poi potevamo chiudere la partita all'inizio della ripresa, non ci siamo riusciti, loro hanno prima pareggiata e poi però voglio dire, il carattere, i ragazzi non volevano perdere, sapevano che si giocavano una partita importante e quindi credo che alla fine sono stati premiati. Cosa ha detto a Lodi? Qualcosa? Io ho detto che nella seconda punizione ho visto che i tifosi già si erano abbracciati prima che lui tirava, erano sicuri che facevano gol, quindi erano tutti già abbracciati. Presidente, un'ultima cosa poi ai colleghi. Trasferte di Berghessio, che novità ci sono? E, insomma, qual è il problema? La FIFA non ha dato il transfert e noi in settimana stiamo inoltrando il ricorso. Siccome crediamo di aver fatto tutto bene, penso che la spunteremo, quindi in settimana probabilmente arriverà, diciamo, l'ok. Però si farà tramite un ricorso. Le ragioni del perché la È un FIFA. discorso burocratico, cioè sostanzialmente c'è stato un cavillo sulla presentazione di un documento che voglio dire. Un problema di forma, non assolutamente di sostanza, quindi non riteniamo di poterla superare. Presidente, diceva il collega, una vittoria scaccia crisi, ma si potrebbe pensare di cominciare proprio da oggi un nuovo campionato? Mi auguro di sì, l'avevamo sempre detto in questi giorni e anche più di qualche giorno, queste ultime settimane, che questa squadra aveva bisogno di una vittoria perché i ragazzi erano molto contratti, nonostante lavoravano bene. Anche in partita si esprimevano bene, però poi la vittoria non arrivava. Dico, paradossalmente oggi che abbiamo giocato peggio abbiamo vinto la gara, perché in altre partite credo che forse meritavamo molto molto di più, siamo sempre riusciti a non portare a casa la vittoria. Oggi che è una partita giocata sui nervi, sull'agonismo, si è vinto. Quindi io sono convinto che da questo momento si possa trovare quel passo giusto per portarci in una posizione di classifica adeguata alle novità. Noi ci siamo sentiti retrocessi a 5 minuti dalla fine dell'ultima partita. Mai. Il Catania non si sente mai retrocesso. Mai. Noi abbiamo sempre lottato fino all'ultimo. Figuriamoci ora che mancano ancora 13 partite. Quindi non era possibile, questo sentimento non ci appartiene. Non ci appartiene assolutamente. Fino all'ultimo lottiamo sempre. Sempre. L'avere visto di Lodi in queste condizioni subentrare, non c'è rammarico per non averlo visto sin dall'inizio. Ma no, diciamo, questi sono discorsi abbastanza, diciamo, relativi. L'allenatore ha visto la squadra in quel modo, credo che tra l'altro non è che abbiamo fatto male il primo tempo, abbiamo anche fatto abbastanza bene, ripeto, quella sostituzione, quell'infortunio ci ha un po' tolto l'equilibrio, però anche all'inizio del secondo tempo Max ha avuto l'occasione, poteva benissimo chiudere la partita. E non ci siamo riusciti, quindi io dico la squadra tutto sommato si è anche a sprazzi perché l'importanza della posta in ballo era enorme, credo che si sia espressa abbastanza bene, anche senza Lodi. Presidente, parlava di Simeone, di allenatore, l'ha convinta fino adesso la sua gestione? Ha dato quel qualcosa in più a livello caratteriale questo allenatore a questa squadra secondo lei? E poi a livello di infortuni le volevo chiedere le condizioni di viaggio a Ma noi quello che chiedevamo all'allenatore è proprio questo, quello che abbiamo visto oggi, perché poi voglio dire, le vittorie si sa, sono la panacea di tutti i mali, però oggi si è vista una squadra che non ci stava assolutamente a perdere, ma si è visto anche domenica scorsa a Bologna, in 10 uomini abbiamo lottato fino alla fine, quindi diciamo questo carattere credo che già la squadra lo sta cominciando a fare suo, il carattere dell'allenatore, che poi di solito le squadre rispecchiano anche il carattere del loro allenatore, quindi credo che da questo punto di vista e il risultato se c'è stato. Biagiandi ci preoccupa un po',
un infortunio strano, non stiamo riuscendo a venirne fuori, nonostante, diciamo, il ragazzo sia sottoposto a tutte le terapie possibili, e quindi siamo un po' preoccupati da questo infortunio, perché non si riesce a capire. Speriamo che si risolva presto, però ripeto, non è un infortunio facilmente decifrabile, perché riguarda un aspetto del gonfiore del ginocchio dove si è stato intervento, quindi qualche problemino, vediamo di cosa succede. No, non lo sappiamo, invece potrebbe essere anche la settimana prossima, come potrebbe essere un po' più lunga. Vizzico sta bene, insomma, ha avuto un'infiammazione al tendine, però voglio dire, sta recuperando. Credo che la prossima settimana si unirà al gruppo, quindi anche lui sarà recuperato, anche se ora c'è Capuano infortunato, però recupereremo anche gli altri. Ti chiedo, Presidente, con questi tre punti quanto si avvicina il Catania alla salvezza? E poi le chiedo anche, si gioca in posticipo la prossima partita a Napoli contro una squadra lanciatissima, quanto può servire per il morale della squadra per preparare una partita così difficile? La vittoria, ho detto prima, serve. Questa squadra serviva questa vittoria, ora la voglio vedere alla riprova dopo aver essersi sbloccata da questo punto di vista. Quindi io sono convinto che noi a Napoli faremo una grande partita e credo che potremo anche fare risultati a Napoli. Quindi non, squadra difficile, complicata, in un momento particolare per loro di grande entusiasmo, però noi abbiamo i mezzi per poter fare risultati a Napoli. Presidente, visto che noi non incontriamo più in settimana, volevo chiederle, questa sarà la prima volta che incontra Mascara da avversario, vuole dire qualcosa? No, ho detto che di Mascara non voglio parlare. Ci sono dei retroscena, avrebbe parlato questa settimana in maniera particolare, avrebbe fatto dei feriti, delle cose, farebbe qualcosa adesso che... Ma secondo, non li posso dire, abbiamo fatto delle cose diverse rispetto al solito, ma non... sono cose che rimangono a livello alimentare, a livello di, diciamo che qualcosa è stata fatta, ma non sveliamo il segreto. Ma vi farete oppure no, si fa nei momenti opportuni. In quel momento si doveva fare quella cosa. Presidente, l'ultima domanda da parte mia, doppietta di Lodi, grande prestazione di Scalotto sulla fascia destra anche da terzino, per cui questa squadra aveva bisogno di qualche annesso, ma la società ha operato bene. Sì, noi, voi sapete, a gennaio cerchiamo sempre di correggere qualcosa che c'era. Poco fa parlavate dei viaggianti, diciamo che l'infortunio di Marco ci ha costretto, tra virgolette, a operare sul mercato per cercare di trovare un sostituto. Poi noi nel mese di gennaio abbiamo avuto diversi infortunati, addirittura in qualche periodo anche 10 infortunati, quindi si faceva fatica a fare la formazione o la panchina. Di conseguenza, in funzione di questo, in funzione anche del fatto che poi all'ultima giornata è andato via Mascara, qualcosa è stata fatta per cercare di migliorare, se possibile, un gruppo che secondo noi è già forte e che la classifica non rispecchia in questo momento, naturalmente per demerito nostro, però non rispecchia la forza, secondo me, di questo gruppo. Possiamo dire, Presidente, una parola sul pubblico? In settimana c'era stato un po' di sfiducia, un po' di scoramento. Probabilmente questa prova di carattere oggi della squadra servirà anche a cementare definitivamente il supporto che comunque i tifosi del Catania hanno sempre dato nei momenti più bui a questa squadra. Sì, c'è stato oggi un apporto importante da parte del pubblico fin dall'inizio, poi chiaramente anche un minimo di scoramento quando la partita si è messa un po' male, ma può capitare. E poi ogni volta che ci fanno un coro, che non dico ora qual è, cambia la partita. Non posso dire quale, però ogni volta che esce fuori quel coro, sarà che lo fanno per scaramanzia a questo punto, perché poi è senza senso, non c'entra nulla con la gara, e quindi, diciamo, è un coro strano che si sente. E cambia la partita. Succede qualcosa quando si fa quel coro, non si capisce. Avete capito voi? Sì, ma certo, ormai li conosciamo. Va bene, no? Invece, adesso, avendole già incontrate diverse di questa squadra qua, il Catania c'è una squadra in particolare, no, tre squadre in particolar modo su cui fa corsa, oppure si continua ad andare per conto loro? No, dobbiamo andare nella nostra strada. Noi siamo convinti che meritiamo
meritiamo, la classifica è quella che è, dopo un certo numero di giornate è quella che il campo ha decretato, quindi non, però siamo convinti che ci possiamo averne un'altra ben diversa. Di conseguenza non facciamo la corsa su nessuno, ma su noi stessi, e che dobbiamo cercare di raddrizzare questo campionato, e possiamo farlo bene. E i punti come devono essere alla fine? Mai soliti, mai sempre soliti. Cioè sempre alla fine, sempre si dice 40, poi ne servono 38, 37, 39. Non cioè. Si alza. Ma secondo me no. Secondo me non si alza, ma vedo ogni anno e alla fine facciamo sempre questi discorsi, però poi ci accorgiamo che alla fine sono sempre gli stessi punti. Buonasera a tutti.